Io la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Devi mettere l'inno di Mameli. Dell'Elmo! Si è gitta la testa, quella gloria che torna la Roma, che schiava di Roma e io la creò. Allora siamo nel covo del nemico totale. Sì, tutti inglesi. Tutti inglesi. Soltanto un canadese, un coreano. Aspetta, ma di dov'è il canadese? E di calza di set. Giochiamo in casa. Vediamo che. E dov'è Pietro? Ah, ma dai! Oh, vaffanculo! No! Che è successo? C'ho tre dei, ci hanno fatto perdere l'inno d'Italia! Rosso!
crossing your strikes. Mancano 4 minuti. Oh, c'è un invasore di campo, hai visto? È stato uno. Mancano circa 4 minuti alla fine della partita. E qui è giorno, ragazzi, è giorno. Thank you.
Shut up!
Vai te via! Seven Nation Army. Allora, loro non sono italiani, ma si sono uniti alla festa, quindi non so che cosa stiano facendo. Nel mentre qua abbiamo il limoncello. Sara, perché ti... Nel mentre vedete la vita che scorre nella normalità più assoluta e solamente noi italiani, pochissime persone, stiamo esultando. Tra l'altro sono le 16:17 e alle 7:30 devo andare al lavoro. Oh, tutto questo non ha senso perché ha vinto l'Italia. E sul balcone ci sono tutti tranne che italiani, non so che sia successo, c'è pure un inglese. Ecco i cinesi sconfitti, sì, gli inglesi sconfitti. Ma proprio lui non sta capendo niente di quello che sta succedendo, incredibile. Devi andare a dormire. Giovanni, mi dispiace se c'è questa cosa, ma devo andare io però. Io devo andare a farmi la doccia e andare al lavoro. Oh, ci vediamo più tardi, non va? Sì, è sotto controllo. Sicuro? Bye bye, adios. Bye bye. Arrivederci. Ni hao. Andiamo a mangiare e poi andiamo a casa. Bye bye. Sì, papà. Ok ragazzi, sono distrutto. Ho preso un McDonald's a colazione e niente, ora devo subito correre verso casa perché alle 7:40 devo andare a lavorare. Non me ne frega niente se sono stanco. È stata una serata veramente fantastica. Non peraltro per la nazionale, ma perché io dico molto di più Palermo che la nazionale, ma proprio perché ritrovarsi tre italiani contro 50 inglesi è stata una goduria incredibile, veramente. Ciao. Ah, Forza Italia, cioè campioni. Po 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 po.